Ultimo ballo sulle Alpi, il più impegnativo, il più importante. Saint-Gervais-Mont-Blanc accoglie nuovamente il gruppo, stavolta per la partenza dopo l'arrivo della tappa di domenica, il giorno dopo della cronometro attraverso la quale Jonas Vingegaard ha sbaragliato totalmente la concorrenza, dando 1 minuto e 38 a Tadej Pogacar, che ora è indietro di 1 e 48 in classifica generale, oltre 3 minuti a tutti gli altri ormai lontanissimi. Sarà una giornata importantissima anche per Giulio Ciccone e per la sua missione a Poix, tantissimi punti che vengono assegnati oggi nella tappa che finisce a Courchevel e attraversa il Col de la Loze, uno dei colli più duri di tutta la Francia, che finisce a oltre 2300 metri. Una tappa da 165,7 km senza un metro di pianura, nella quale il Col de Sèze iniziale e la Courmet de Roseland possono dare fino a 10 punti per la maglia Com. La Côte de Longfoy, seconda categoria, ne assegnerà 5 al primo classificato, ma il Col de la Loze finale ne riserva ben 40, perché oltre a essere un hors catégorie da 20 punti al primo, sono punti raddoppiati perché il souvenir Henri de Grange del tour di quest'anno, vale a dire la cima più alta, dopo c'è una discesina e infine una durissima rampa per arrivare a Courchevel dopo 5140 metri di dislivello, una tappa con tante speranze di attacchi da parte della UAE di Pogacar, che però si dissolve. Nei primi chilometri cade Tadej Pogacar dopo essersi allacciato con una Jeu d'Isère, sangue sul ginocchio sinistro. Per lui sarà veramente dura questa giornata a questo punto per il fuoriclasse sloveno. Nel frattempo c'è una tappa che è partita ai mille all'ora, tutti vogliono andare in fuga, tutti vogliono conquistare questa tappa molto prestigiosa. Julian Alaphilippe folleggia in discesa nelle prime fasi come al solito in questo tour, Phil Bauhaus sarà costretto all'abbandono. Tanti gruppi partiti all'attacco all'inizio piano piano si ricompatteranno in un unico gruppone, con dentro tanti uomini di classifica, da Peglio Bilbao a Felix Gall, da Simon Yates a David Godu, hanno dei compagni con loro, affrontano alla grande tutta la tappa, aiutati dalla Trek Lidl di Giulio Ciccone, che nel frattempo fa bottino pieno. Tutti e tre i primi GPM sono di Ciccone, mentre Paules, secondo nella classifica, non è presente in questa fuga. 25 punti pieni per il Cicco con l'aiuto di Schelmos, mentre Egan Bernal cade nella discesa tecnica successiva, non avrà conseguenze mentre il gruppo approccia il Col de la Loze. 28 km di ascesa fino ai 2300 metri, l'ultimo tratto è durissimo. Big Ben O'Connor e Jack Haig aiutano tantissimo in fuga i propri compagni mentre Ciccone si stacca, non farà punti sul Col de la Loze ma ne ha accumulati a sufficienza oggi. Il gruppo dietro viene tirato dalla Ineos, che vuole tenere a bada gli altri uomini di classifica, ma a 14 km dalla fine la notizia più decisiva di questa 17ª tappa: Tadej Pogacar non ne ha. Tadej Pogacar si stacca definitivamente dal gruppo maglia gialla. Sepp Kuss prende la situazione in mano, inizia a trainare Jonas Vingegaard e iniziano ancora una volta a staccare tutti quanti. Adam Yates riesce all'inizio a stargli dietro, ma poi arriva Thijs Benoot, recuperato dalla fuga come testa di ponte, gli dà una gran trenata e poi se ne va. Jonas Vingegaard ancora una volta da solo, davanti se n'è andato invece Felix Gall, cerca di seguirlo Simon Yates che stacca Rafa Omaika, ma la rincorsa della maglia gialla è bloccata dall'ennesimo episodio in questo tour che coinvolge i tifosi e i mezzi motorizzati. C'è quella moto bloccata lì in curva dalla mole di tifosi presenti e l'automobile subito dietro che blocca l'azione di Vingegaard, perde un po' di secondi. Nel frattempo Pogacar è già indietro di 4 minuti mentre Felix Gall conquista la cima del Col de la Loze e i suoi 40 punti, ma soprattutto è a 5 km dalla conquista di questa tappa devastante, rampaccia finale per Felix Gall, che però in questo tour ha un grandissimo motore, una grandissima gamba. Simon Yates a 20 secondi, Felix Gall per la Jeu d'Isère Citroën con il tour dei sogni è in top 10, conquista la tappa alpina, è uno degli scalatori migliori del tour. Felix Gall, 25enne austriaco, arriva secondo, Simon Yates arriva terzo invece, Peglio Bilbao che fa una grandissima scalata e nella rampa finale lascia lì un qual certo Jonas Vingegaard, che arriva tranquillamente comunque perché oggi ha sostanzialmente chiuso i giochi di questo tour con un'altra grandissima scalata e per l'ennesima volta ha staccato tutti. Anche oggi Jonas Vingegaard arriva con una sofferenza demoniaca, invece Tadej Pogacar sulla rampa finale alla radiolina dirà: a
I'm gone, I'm dead, sono totalmente finito. Anche dopo la tappa non avrà una spiegazione, viene consolato dai compagni, non parlerà della caduta del ginocchio, che con ogni probabilità un ruolo lo hanno avuto, bisogna vedere però in che percentuale nel crollo totale di oggi di Tadej Pogačar, che arriverà a 6 minuti da Jonas Vingegaard. L'uomo del giorno è Felix Gall, 25enne austriaco, recentemente rinnovato fino al 2025 con la squadra francese alla sua seconda vittoria in carriera. La prima era stata un mese fa al Giro di Svizzera, dove aveva sostanzialmente dimostrato di essere lo scalatore migliore del lotto, in grandissima crescita, e qui oggi vediamo le due facce della medaglia sportiva: la sofferenza estrema, il dolore di Tadej Pogačar, l'emozione, il sorriso, la felicità genuina di Jonas Vingegaard, che ora ha 7:35 sul secondo Tadej Pogačar da gestire nelle ultime quattro tappe di questo Tour de France. Terzo rimane un buon Adam Yates, Rodriguez è quarto, Simon Yates non riesce nel sorpasso, Peggio Bilbao oggi molto bene, è sesto in classifica, Galle ottavo. Tutte queste posizioni sono ancora in ballo, con ogni probabilità, per la tappa 20, che sarà l'ultima tappa di montagna di questo Tour 2023 sui Vosgi. Ora la classifica è comandata da Giulio Ciccone con 88 punti, ma Felix Gall è lì con 82, Jonas Vingegaard a 81. Se la giocheranno loro tre domani, come abbiamo visto dall'altimetria, c'è una tappa di trasferimento con ogni probabilità di volata. Oggi Jonas Vingegaard ha sigillato il Tour de France 2023 di fronte al crollo di Tadej Pogačar. Felix Gall ha vinto la tappa e noi ci vediamo domani.